Sicurezza e qualità della vita è uno dei principali obiettivi della Giunta Comunale di Macerata. L'impegno dell'amministrazione ha portato all'installazione di una rete di telecamere di videosorveglianza volte soprattutto alla prevenzione della criminalità e a tutela della sicurezza cittadina. È una scelta fortemente politica per tante ragioni, primo perché era un impegno che avevamo assunto, secondo perché abbiamo pensato fin dal 2015 e poi lo abbiamo portato avanti con molta ostinazione ai cittadini, alla percezione di sicurezza, terzo perché abbiamo cercato di essere all'avanguardia. È chiaro che la sicurezza non è solo questo, ma mette in campo altre azioni che in questi mesi abbiamo attuato. Penso alla questione della sistemazione di alcuni luoghi importanti, il Parco Fonte Scodella, i Giardini Diaz, la lotta contro la ludopatia. Insomma, un quadro di sicurezza che non fa equivalere all'insicurezza l'immigrazione, che è veramente il più ridicolo dei concetti e il più ridicolo degli accostamenti. Tra i delitti che più colpiscono l'opinione pubblica e la percezione della sicurezza da parte del cittadino ci sono i furti, da ora più facilmente prevenibili. È il frutto di un lavoro sinergico tra amministrazione e ovviamente Polizia di Stato. Sono state posizionate telecamere nei punti nevralgici della città con coinvolgimento quindi e della polizia locale in primis, che avrà una sala operativa, e poi le stesse telecamere verranno montate sostanzialmente in questura, quindi è un sistema che ha visto l'impegno comune, quindi interistituzionale, al fine poi di consentire anche una migliore vivibilità e quindi garantire un rafforzamento della sicurezza cittadina. Un esempio di innovazione tecnologica applicata a un servizio pubblico che rende Macerata terza città in Italia ad essere dotata di un simile sistema all'avanguardia. In totale avremo 60 telecamere, tutte digitali. Una parte di queste, 34, sono telecamere particolari OCR a lettura ottica e in grado di trasformare l'immagine della targa in un file digitale. Le altre 26 fanno il lavoro di controllo del territorio, servirà alle forze dell'ordine a migliorare il controllo della città. Dove c'è le telecamere loro possono magari dedicarsi ad altri spazi, ad altre attività, quindi complessivamente tutta l'attività di controllo se ne avvantaggia e se ne avvantaggia soprattutto la sicurezza dei nostri cittadini.